Pace e bene, sono Fra Ugo Mejía, consigliere generale dell'Ordine Cappuccino e dall'ultimo capitolo generale sono già passati quasi 5 anni. Adesso abbiamo cominciato la preparazione per il prossimo capitolo generale del 2018. In questi anni di servizio all'Ordine, 4 anni fa più o meno, ho cominciato con il servizio del Segretariato di Animazione Missionaria. E questo è un impegno grosso dell'Ordine per sostenere i nostri missionari in diversi paesi, in diverse situazioni, alcune difficili e rischiose anche per i frati cappuccini che coraggiosamente lavorano in posti pericolosi. Altre missioni presentano sfide di diversi tipi, di inculturazione, di avvicinamento alla popolazione, di crescita, di implantazione dell'ordine. E questo è bello perché i frati si impegnano molto in questo compito, in questo sviluppo dell'ordine in diversi posti, soprattutto in Asia e in Africa. E appunto pensando a queste missioni, queste realtà dell'ordine in crescita, è che dal 2017, dall'anno scorso, abbiamo cominciato nell'Ordine il programma del volontariato laico cappuccino. Abbiamo scelto diversi posti, 4 in Africa, 1 in Asia per il momento. In Africa Burkina Faso, Ghana, Uganda e Zimbabwe, e in Asia India, la custodia di Assam, per inviare volontari laici, specialmente in questi posti, per collaborare e lavorare insieme ai nostri frati cappuccini in queste missioni. L'idea di questo programma di volontariato laico è unire le forze, formare un'unica squadra insieme ai laici e lavorare nelle diverse attività e progetti che ci sono in queste missioni. Per esempio, abbiamo progetti educativi, di salute, di progetti di elettricità, acqua potabile, diverse attività che i laici possono svolgere in queste missioni. I nostri primi 2 volontari laici di questo programma sono già stati in Burkina Faso per 1 mese, coinvolti in un progetto di microcredito per donne e altre attività insieme ai frati cappuccini indiani che sono missionari lì. E io vorrei chiedere ai frati cappuccini di promuovere queste attività a livello dell'ordine. È vero che diverse province inviano volontari nelle proprie missioni e questo sarà sempre così e noi sosteniamo questo dalla Curia Generale. Ma se ci sono altri volontari che vogliono partecipare in questo programma, essere parte di questo programma, andare in questi posti, le porte sono aperte. I frati cappuccini che ricevono i volontari sono veramente contenti, molto soddisfatti del progetto, soprattutto per l'aiuto che riceveranno dai volontari laici. Questo è una cosa importante per i frati in missione, per i laici che avranno opportunità di andare in missione, perché possono andare da qualsiasi posto del mondo in queste missioni, e anche è una possibilità buona per i frati che entrano in contatto con questi volontari laici, perché in ogni provincia, in ogni posto dove c'è questo desiderio dei laici di andare in missione, si crea una nuova dinamica di comunicazione con la gente. Il programma è aperto per tutti, senza distinzioni di religioni, culture, niente. Si chiede soltanto che si parli la lingua locale di queste nazioni, inglese, francese, e quando avremo altre possibilità anche in America Latina, spagnolo. E i volontari devono coprire le spese del viaggio, visti, assicurazione medica, e in missione avranno casa, cibo, l'accoglienza dei nostri frati cappuccini perché abiteranno nelle loro fraternità e poi il lavoro, il servizio nella missione, che è un'esperienza unica, meravigliosa, indimenticabile e che sicuramente rinforzerà molto il lavoro delle missioni.
In ogni missione ci sono diverse attività, quindi le qualità, le capacità che i volontari rendono a disposizione sono varie. Per esempio nel campo della salute servono medici, servono infermieri, serve anche gente che sia capace di educare nella salute, nella formazione e prevenzione di malattie. Nel campo dell'educazione anche i bambini, i ragazzi hanno bisogno di formazione, per esempio nelle lingue inglese, francese, anche se sono lingue locali, ma per rinforzare la padronanza in queste lingue. E nello sviluppo di progetti tipo elettricità, acqua potabile o altri, queste attività non sono soltanto per le persone che abitano lì, ma anche per i frati che devono gestire questi progetti. I volontari saranno lì forse per un mese, due, tre mesi, forse un po' di più. Poi i frati devono continuare con questi progetti. Quindi è importante anche che i volontari laici insegnino ai frati come portare avanti questi progetti. Un po' l'amministrazione, la gestione dei progetti e così creare anche una comunità, un gruppo di lavoro in ogni posto. È vero che oltre all'aspetto tecnico del lavoro dei volontari laici, è importante anche la parte affettiva, di contatto con la gente, di avere tempo per condividere in un villaggio, in un piccolo paesino con la gente, essere lì insieme a loro, ridere con loro, mangiare con loro, condividere il tempo. Per loro questo è importantissimo. È importantissimo e anche una cosa che segna la vita dei volontari, che entrano in contatto con la gente e poi non possono più dimenticare che c'è gente molto bisognosa, molto più di noi. Da quando abbiamo cominciato in settembre del 2017 il programma di volontariato laico cappuccino, abbiamo ricevuto diverse risposte, richieste di andare in missione. E adesso abbiamo più o meno 10-12 volontari pronti per andare in missione, due sono già partiti in Burkina Faso, il prossimo gruppo andrà in Ghana, abbiamo appena visitato le missioni di Uganda e Zimbabwe per preparare le missioni per i volontari laici e quindi adesso le porte sono aperte. E chi desidera essere parte di questo programma può scrivere a missioni@ofmk.org e lì si mettono in contatto con noi. Noi inviamo un modulo da riempire, noi dobbiamo valutare ogni richiesta e quando abbiamo un gruppo di volontari interessati di andare in missione, noi offriremo preparazione. Vogliamo che i volontari siano preparati prima di andare in missione, così come abbiamo preparato i frati in ogni posto, abbiamo parlato con loro, abbiamo scelto il coordinatore locale, noi prepariamo anche i volontari prima di andare in missione. Adesso che è nata questa esperienza del volontariato laico cappuccino, quello che desiderei io per il futuro, il mio sogno, è che ci sia ogni volta più il coinvolgimento dei laici di diversi paesi nelle nostre missioni, che questo sia anche uno stimolo per noi frati cappuccini per ravvivare questa fiamma, questo spirito missionario nelle nostre province. È vero che ci sono province che prima inviavano tanti missionari, adesso per mancanza di personale questo non è possibile, però è possibile coinvolgere i laici e aiutarli noi per andare in missione e aiutare i frati che sono in questo momento missionari. Io sono sicuro che questo programma sarà un motivo di crescita per tutti, per l'ordine, per i laici e per i frati in missione. È una cosa che mi piace dirla sempre quando si parla delle missioni, a volte pensiamo che o è un programma di volontariato, o è l'attività dei frati cappuccini, o sono i progetti che realizziamo nelle missioni. No, le missioni sono le persone più bisognose, poveri, che soffrono, persone che sono insieme ai frati cappuccini in questi paesi, loro sono la missione. È per loro che facciamo questo programma,
e per loro chiediamo anche il vostro aiuto, la vostra collaborazione per coinvolgere i laici, essere uno con loro e lavorare insieme per queste missioni, per le persone. Per te che stai guardando questo video e che ascolti che c'è una possibilità di andare in missione, non lasciarla andare. Non lasciarla andare. Se nel tuo cuore c'è questo desiderio di andare, di uscire, di essere parte della missione insieme ai frati cappuccini, puoi dare una risposta. Puoi dare una risposta e puoi essere sicuro, sicura che questa esperienza cambia la tua vita. E non è per aiutare noi, è perché Dio offre questa possibilità, questa opportunità che noi apriamo le porte delle nostre missioni. Andando in missioni poi, essendo lì vicino alla gente, la tua vita cambia, cambia completamente e quando tu ritorni sicuramente la tua vita sarà diversa e comincerai a pensare quando tornerò di nuovo in questa missione. Quindi la risposta è tua. Io vi saluto con un fraterno saluto di pace e bene a tutti. Grazie.